4.000 i reclusi nelle carceri toscane, di cui circa la metà stranieri. Dietro le sbarre oltre 1200 tossicodipendenti, la relazione del Garante dei detenuti. Il bilancio dell'attività del Garante dell'Infanzia. Nel 2023 è formati 28 nuovi tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati. Terza edizione per Da Chiostro a Chiostro ha prato due serate dedicate al meglio della tradizione culinaria. Alle location in San Domenico e Sant'Agostino si aggiunge quest'anno il chiostro della Chiesa dello Spirito Santo. Il garante dei detenuti il Consiglio regionale della Toscana ha espresso apprezzamento per l'attività svolta nel 2023 dal garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. L'Aula ha approvato a maggioranza la risoluzione presentata dal Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani. In particolar modo ci si è soffermati sulla tipologia di richieste che vengono avanzata al garante e tra queste spicca particolarmente la volontà da parte dei detenuti di avere un confronto diretto con l'autorità garante. Inoltre ci si è concentrati nella relazione che si è tenuta in commissione e poi riproposta all'Aula su alcuni alcuni aspetti particolari connessi alla tutela della salute in carcere, in particolar modo la salute psichiatrica, ma anche più in generale la tutela della salute. Non è un caso che il garante abbia assunto una serie di impegni proprio collegati a questo aspetto per svolgere approfondimenti e ricerche proprio per favorire al meglio la tutela della salute nelle carceri toscane. Sono quasi 4.000 i detenuti nelle carceri toscane, di cui circa la metà stranieri, un 10% di più rispetto al resto del territorio italiano. Tra le priorità contenute nella risoluzione è sottolineata la necessità di mantenere alta l'attenzione sul tema della psichiatria in carcere e delle misure di sicurezza, l'incentivazione delle misure alternative alla detenzione per persone con patologia psichiatrica. Nella risoluzione è sottolineata inoltre la necessità di una maggiore attenzione verso i tossicodipendenti. Nelle carceri toscane sono in tutto 1.214 persone che, ha affermato il garante, dovrebbero essere accolte nelle comunità. Indubbiamente dobbiamo lavorare a tutti i livelli istituzionali per cercare di risolvere effettivamente i problemi. Consideriamo che ancora oggi il 44,5% della popolazione carceraria è straniera rispetto a una percentuale media di popolazione straniera in Toscana di intorno al 12%. Ci sono dei paesi di provenienza dei detenuti con i quali si potrebbe sicuramente stipulare degli accordi come la Romania, come l'Albania, come la Tunisia. Dobbiamo lavorare sotto questo profilo e ci sono delle notizie importanti che dovrebbero arrivare a breve da Roma. Inoltre dobbiamo considerare che in carcere ci stanno soprattutto tossicodipendenti, immigrati irregolari e malati psichiatrici. Per quanto riguarda la TSM, l'articolazione di tutela della salute mentale, c'è soltanto 9 posti a Sollicciano quando in realtà dovrebbe esserci una necessità di circa 500 quindi c'è molto da lavorare anche per la regione di toscana sotto questo profilo. È evidente che le questioni che riguardano le carceri in Toscana siano particolarmente delicate è un tema che personalmente ho a cuore da Presidente della Commissione Sanità più volte ho visitato le carceri toscane e nel tempo, negli anni siamo stati anche in grado di risolvere gravi problemi le carceri vanno conosciute eh, per sapere e comprendere fino in fondo qual è la condizione dei detenuti e, come tale, io credo che la risposta che deve dare una regione rispetto al livello di civiltà è sui livelli essenziali di sicurezza, ma non solo per quello che ci compete, ma di salute e di condizioni di qualità. Comunque che i detenuti devono avere. Su questo massima attenzione e nel contempo massimo rispetto per il lavoro che il garante sta facendo. Noi abbiamo dato un voto di astensione eh, perché sicuramente la relazione ha degli spunti importanti. Pensiamo che la regione debba fare di più. La funzione educativa della pena è nell'interesse di tutta la comunità, perché l'interesse della comunità è che il detenuto alla fine del proprio periodo di detenzione, quando eh, torna alla vita normale, non, non ricominci a fare attività criminose e illegali, quello è l'interesse della comunità. Per far questo c'è bisogno che nel carcere si creino dei percorsi di formazione e di inserimento professionale e lavorativo, tali per i quali poi il detenuto possa trovare lavoro una volta uscito dal carcere. Da questo punto di vista le regioni, la regione toscana, hanno la responsabilità di creare questi percorsi, la regione toscana fa molto poco. Per quel che riguarda invece la regione toscana, io eh, per la parte sanitaria metto in evidenza che eh, la sostituzione degli ospedali eh, penitenziari non c'è stata, voleva esserci attraverso le REMS, ma le REMS, due soltanto in, eh, in Toscana, hanno determinato una lunga, fila una lunga lista d'attesa e questo ha comportato che c'è gente a giro che può delinquere o comunque fare situazioni delittuose senza averne percezione e quindi tutto a carico delle famiglie. E eh, creando delle situazioni estremamente drammatiche, come quella che si è creata a, a Pisa con la, la morte della dottoressa Capovani. Sono delle grandissime criticità, lo sappiamo, ma che dipendono soprattutto dalla qualità delle strutture, e le strutture sono di competenza governativa. Per quanto riguarda i percorsi di eh, formazione e. Ehm, istruzione che vengono svolti all'interno di alcune carceri toscane anche per esperienza diretta abbiamo fatto delle visite a delle carceri come quella per esempio di Volterra dove ci sono dei percorsi educativi e di istruzione che sono particolarmente virtuosi e che sarebbero da valorizzare tutelare l'infanzia il Consiglio regionale della Toscana esprime apprezzamento per l'attività svolta nel 2023 dal Garante dell'infanzia e dell'adolescenza. L'Aula ha approvato a maggioranza la risoluzione presentata dal Presidente della Commissione Affari Istituzionali Giacomo Bugliani che ha illustrato l'attività compiuta nel corso del 2023 dal garante Camilla Bianchi. Nell'arco dell'annata sono state coperte tutte le principali funzioni nonostante la carenza di organico lamentata dal garante da inizio legislatura. Significativo è il passaggio che è stato compiuto con tutte le aziende sanitarie del territorio regionale e che ha portato all'approvazione da parte di tutti questi enti derivati del codice etico per la tutela della salute dei minori. Si sono inoltre portate avanti molte delle progettualità che erano già esistenti. Nel territorio regionale che connotavano l'attività del Garante, come ad esempio il progetto che si è concentrato eh, sul tema dell'autismo nei minori, e in ogni modo è proseguita l'attività del Garante, della dottoressa Bianchi, sia per quanto riguarda la convegnistica a livello nazionale, sia per quanto riguarda l'attività eh, seminariale. Particolare il contributo portato dal Garante alla formazione dei tutori dei minori stranieri non accompagnati in quanto l'elenco è stato aggiornato e implementato di ben 38 unità. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la proposta di risoluzione collegata presentata dalla Lega, che chiede la riattivazione quanto prima dell'ambulatorio della continuità assistenziale pediatrica presso l'ospedale Meyer. Il tema dell'infanzia è un tema che ci sta particolarmente a cuore, siamo preoccupati perché consideriamo che negli ultimi tre anni c'è stato un calo demografico importante, meno 17 mila eh, minori in Italia e in Toscana e per quanto riguarda eh, diciamo anche la povertà relativa c'è circa il 10% dei ragazzi toscani che sono in condizioni di povertà relativa. Noi vediamo un garante per l'infanzia un po' distaccato, una sua eh, sorta di autoreferenzialità. A volte eh, ripete le stesse identiche pagine nel corso della sua relazione, lo vorremmo molto più presente in Toscana. Noi da sempre sollecitiamo il garante dell'infanzia a fare meglio e a fare di più. Eh, non nascondo il livello di critica che ho sempre portato avanti nei confronti del garante, eh, non ho mai condiviso fino in fondo la politica del garante dell'infanzia perché ritengo che questo debba essere un servizio che possa dotarsi di un'attività maggiore, propulsiva e abbia delle possibilità di agire in termini non soltanto di proposta ma anche di risoluzione delle problematiche che oggi nell'infanzia ci sono, non soltanto nella nostra regione, sono ovunque, ma siccome noi l'abbiamo istituito deve essere svolta un'attività più... Più puntuale. Molto soddisfatti. Eh, il garante dei minori, la dottoressa Bianchi, è una persona seria, eh, molto preparata e anche molto eh, appassionata del suo ruolo. Sta facendo un lavoro immenso eh, e eh, anche con una carenza di organico che ormai è endemica, eh, a cui nessuno provvede e che invece dovrebbe trovare eh, una soluzione. Il carante dell'infanzia diciamo, sta lavorando bene, eh, mette in evidenza anche qui delle pecche che eh, sicuramente esistono. Ehm, la garante dell'infanzia ma manca sempre, cioè lei dice sempre che gli, mancano, gli manca ma persone, gli manca eh, personale per poter fare quello che vorrebbe fare. D'altra parte eh, si, deve, si deve fare con quello che abbiamo a disposizione. In ogni caso direi che eh, il lavoro è un lavoro encomiabile eh, per quello che ha potuto fare. Da chiostro a chiostro. Torna il primo e il due luglio da chiostro a chiostro, il festival dell'enogastronomia organizzato da Confesercenti Prato nell'ambito del calendario di vetrina toscana e della rassegna It Prato. Due serate dedicate al meglio della tradizione culinaria, con degustazione di vini e prodotti tipici, e con due novità: l'inserimento nel percorso del chiostro della chiesa dello Spirito Santo e il debutto nella manifestazione di un ristorante di cucina cinese. Ricco il programma dell'iniziativa, Ingresso Libero, con le consumazioni acquistabili alle casse dei chiostri. In quello di San Domenico saranno 11 ristoranti che presenteranno piatti della tradizione, con la novità, come detto, di un ristorante cinese. Nel chiostro di Sant'Agostino saranno quattro pasticceri che offriranno i loro prodotti, mentre nel chiostro dello Spirito Santo, con un sottofondo di musica jazz dal vivo, si potranno sorseggiare long drink, vino, birre e cocktail. Terza manifestazione da Chiostro in Chiostro, eh, scoperta del territorio da un punto di vista enogastronomico, ma non solo quello, l'arte. Eh, nel Chiostro dello Spirito Santo si potrà ammirare due pale importanti, una di Filippo Lippi e l'altra del Ghirlandaio. Il Chiostro di San Domenico, potremo degustare i ristoranti della provincia di Prato che proporranno quello che è la storia, la cultura enogastronomica della cucina della provincia di Prato. Sant'Agostino, i, i quattro famosi pasticceri, tra cui il campione mondiale, presenteranno nuove proposte per quanto riguarda la pasticceria. Quindi l'invito qual è? Vi aspettiamo tutti, non solamente a degustare una parte del territorio, una storia dell'enogastronomia pratese, ma anche importanti pale, quindi importanti eh, cose da vedere come ho detto prima, di Filippo Lippi e del Ghirlandaio. Di una bellissima iniziativa ha parlato il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, che ha sottolineato l'importanza della valorizzazione dei prodotti tipici e della filiera corta. È una bellissima iniziativa che Confesercenti Prato porta avanti ormai da anni. La filiera corta, i nostri prodotti, la Toscana non è solo... Terra di arte e di cultura, la Toscana è anche terra di buon cibo, di ottimi vini ed è un modo per far conoscere quanta bontà ci sia nei nostri territori. Sono davvero felice che questa conferenza stampa coincida anche con la prima iniziativa pubblica della mia amica, della collega Ilaria Bugetti, nuova neosindaca di Prato. A lei un grande in bocca al lupo, conosco quanto è innamorata della sua città e sono certo che la guiderà nella direzione giusta per lei cittadini e cittadini. L'assessore regionale all'economia e al turismo, Leonardo Marras, ha definito di chiostro in chiostro uno degli appuntamenti più importanti in Toscana. Ma questo è un appuntamento ormai diventato uno tra i più importanti che ci sono in Toscana, eh, con la tradizione e con una grande partecipazione da parte degli operatori pratesi eh, che mettono insieme i luoghi dove si svolge la manifestazione con la loro abilità. E noi lo seguiamo davvero molto volentieri perché fa parte dei di, di tanti eventi di un grande palinsesto ormai diffuso in tutta la regione dedicato a vetrina toscana. Secondo i principi e l'adesione alla Carta dei Valori di Vetrina Toscana, i produttori che manipolano i, le materie prime di grande pregio prodotte nelle nostre campagne danno vita a dei piatti tipici, magari anche rivisitati, che stanno nel solco della tradizione, dell'autenticità, della sostenibilità, dei valori appunto di vetrina toscana. È diventato il veicolo eh, di promozione dell'enogastronomia eh, toscana, che è uno dei motivi di viaggio più importanti di chi sceglie la Toscana per fare le vacanze. Un'occasione per scoprire dunque tesori nascosti come luoghi o opere d'arte, come sottolineato dalla sindaca di Prato, Ilaria Bugetti. È un percorso che conosco perché ormai sono già qualche anno e esprimo la soddisfazione, ringrazio sicuramente Confesercenti perché, e tutte le associazioni, tutti i ristoratori, tutti coloro che partecipano, perché l'idea di continuare una manifestazione come questa va nella direzione giusta di strutturare un evento che diventi un riconoscimento e questo fa parte dell'attrazione turistica anche di un territorio, quindi io ho suggerito anche di allargare fuori dai confini di Prato, quindi per questo motivo siamo in regione ma anche oltre collaborando con le agenzie di incoming affinché si riesca a vendere dei pacchetti che promuovano Prato attraverso la conoscenza non solo dei prodotti gastronomici ma anche attraverso la conoscenza dei luoghi belli nascosti a Prato. Quindi qui si scoprono dei chiostri, si scoprono dei tesori nascosti, dei quadri bellissimi, eh, nei luoghi che spesso non sono conosciuti neanche dagli stessi pratesi. Quindi l'idea di aprire la città e di svelare luoghi segreti ma molto belli è secondo me un'attrattiva anche questa. Per, eh, per la città.